Rieccoci qua, buongiorno a tutti, bentornati. Perché farò una seconda parte per i nostri, vi ricordate il video Capicorda, il rame fai da te? Per un solo motivo: i nostri capicorda e il rame, ottima soluzione per risparmiare, ma una cosa va, bisogna la consigli. Il rame, con tutta questa lega, questo tipo di lega, tende ad ossidarsi, sicché l'ossido rompe le scatole nelle conduzioni, condutture, condutture, quella, tra quello, insomma, conduzioni, condutture, quello lì, insomma, ma l'avete capito, ok? Allora, per risolvere questo problema, gli facciamo una stagnatura, ok? Fai da te. Ma non stagnatura in senso che mi metto lì con lo stagno, no. C'è un metodo scientifico, immaginate, usando dei prodotti. Allora, primo, cosa ci servirà per oggi per fare questo lavoro, ok? Ci servirà aceto, rosso, bianco, come volete, sale, sicché ci servirà un quinto di aceto e 4/5 di sale. Io nel mio caso ho preparato 20 mg di aceto e 5 g di sale. Perfetto. Poi ci servirà appunto il filo da stagno, ok? Quello che usiamo appunto per stagnare, per saldare. Due mascherine. Perché due? Una me la metto io, ok? Perché comunque sia farà un po' di fumi, un po' di cose, è bene non inalare, ok? Insomma, è meglio di no. L'altro invece, l'altra mascherina, la farò a pezzettini, ok? Farò dei pezzettini perché mi servirà appunto per strusciare insieme, inzuppata nell'aceto e il sale, strusciare appunto il rame. Ma per arrivare a strusciare il rame in questo modo bisogna fare una cosa. Useremo in più poi una pila, ok? Dai 3 volte in su, fino a 5-6 volte, insomma, non c'è problemi. Ora, io ho questa pila, ma è scarica, questa è una pila da 4,2. Più la tensione è alta e più tende a scaldare e a far prima appunto la stagnatura fai da te, ok? Io userò un trasformatore che ho, che va da 3 a 20, a 24 volts. Lo metterò intorno ai 5 volts, roba del genere. Perché? Vi spiego. Arriviamo al sodo, andiamo a farci la fila, va basso. Allora, useremo questo tubettino di rame, poi queste due sono il negativo e il positivo del mio trasformatore. Sul positivo, l'ho già fatto, ma me lo faccio rivedere, ci ho, vedete, legato un pezzo di rame che piegherò in questo modo qui, a far tipo un modino così, ok, in questo modo qui, ok, perfetto. Il negativo lo mettiamo qui, ok, il negativo. Il positivo, prenderò la mia soluzione di aceto e sale, ok, ci inzuppo, la mia mascherina qui dentro. Intanto accendiamo il trasformatore. Ok. Mettiamo, come avevo detto, intorno ai 5 volts. Va benissimo. Ok. Sicché, allora, negativo collegato, ok, io ora ci ho messo una pinza, ma uno può farlo come vuole. La nostra soluzione che abbiamo inzuppato, la nostra mascherina, la mettiamo, prendiamo il positivo con il filo di stagno rigirato, ok, mettiamo questa così bella inzuppata e lo
l'unica cosa da fare è questo, è strusciare, strusciare. In questo modo si sta scaldando anche il tubo, sento. In questo modo stiamo stagnando il nostro tubo di rame. Voilà, non so se vedete, ma ve lo farò vedere poi dopo. Non so se riuscite a vedere, guardate, la magia, cosa accade? Lo stagno appunto sta scaldando, lo sento proprio scaldare, non da una cosa giusta, non da non tenerli in mano, insomma. Guardate cosa accade, gli fa una patina di stagnatura direttamente sul tubo, in questo modo l'ossido non viene. Continuiamo un pochino, allora vedrete opaco, lo vedrete, ma ok, potete lasciarlo sia opaco o se no poi dopo, volendo, ora spengiamo tutto perché già ha fatto abbastanza. Lo vedete opaco, ma vedete la differenza tra qui che ho fatto e qui che non ho fatto, ok? Gli ha dato questa appunto stagnatura fai da te, in questo modo l'ossido non viene. Se lo vogliamo lucidare, possiamo usare o il Sidol, semplice Sidol, quello per lucidare, oppure vi basterà, guardate, scaldare e nello stesso momento strisciare, vedete? Scaldare con un fono così e guardate. Io mi auguro si possa vedere la differenza, ma è notevole tra qui e qui. Detto, vi rigiro. Quasi magia. Se uno lo scalda con un fono così ritorna lucido, ma se a me non mi frega nulla se è lucido, mi va bene in questo modo. Questa cosa qui, io ve l'ho fatta vedere sul tubo, ok? Per farvi capire meglio. Però la dobbiamo fare appunto. O la facciamo prima di fare i nostri capricorda, oppure lo possiamo fare anche quando per esempio è già collegata, addirittura per far bene andrebbe fatta prima, ok? Però va fatta soprattutto qui, ok? Dove appunto andrà a collegarsi, e qui dentro, qui questa parte esterna non ce ne frega nulla, dove appunto ci sarà la giunzione con il cavo o con la batteria stessa o con la alimentazione stessa, perché appunto non farà appunto l'ossido che il rame di solito porta a diventare, a far venire dopo un po' di tempo. Boh, dite cosa ne pensate, criticate o commentate e per me mi va bene. Io spero che sia stato utile, se vi è piaciuto mettete un like in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E ci vediamo al prossimo video.